Ciao a tutti ragazzi, nuovo appuntamento di Gasi Market. Perché? L'ho fatto per gioco, come tutte le altre cose che facciamo, così per provare, per vedere. Dico, ma sì, dai, proponimi qualche macchina, siccome io non ne ho tantissime di macchine da vendere, anzi diciamo che ne ho poche, però quelle che vendo, sulle quali vendo, posso spenderci una parola perché le conosco. Conosco non il modello della macchina, anche in questo caso, però da che parte arriva la macchina. La prima puntata vi consiglio di andarla a vedere, ha fatto molto successo, vi ringrazio dei commenti positivi, tra le altre cose la macchina è stata venduta, quindi sicuramente l'ha presa un follower perché mi ha ringraziato per il video, è contentissimo, quindi la 520 che avete visto nello scorso video precedente non c'è più, è andata in mano a un nuovo papà. La macchina che vi andiamo a proporre oggi, questo video ha due funzioni. Uno, andiamo a integrare il video precedente alla Brera, bellissima, di quel ragazzo che mi aveva gentilmente prestato per la prova che siamo andati a vedere e provare, che era una 2004 JTD, Multijet, scusatemi, JTDM. Però, giustamente, la Brera, secondo me, va presa col motore a benzina. E va presa sicuramente con poca strada. Allora, tutti i motori Brera, a parte il 1750, che è motore Alfa Romeo, hanno tutti i motori General Motors, quindi sono tutti motori Opel, con la catena di distribuzione. Questo è un 2002 JTS, iniezione diretta di benzina. Questo stupendo esemplare che state vedendo adesso è del 2007, quindi è un prima serie, Sky Windows, che non è un tetto apribile, ma è praticamente completamente in cristallo, non apribile, si apre la tendina all'interno per, diciamo, una cosa di bellezza, ecco, ma non è un tetto apribile. Per il resto è full option, interno in pelle, sensori di parcheggio, macchina completamente sistemata di carrozzeria, perché era in mano una signora, una nostra cliente, aveva diversi segnini di carrozzeria. La macchina ha 44.500 km, forse neanche, 44.300 km. Anno 2007, unico proprietario è stata acquistata a chilometri zero, quindi gli intestatari, precedenti a me naturalmente, sul libretto sono due, perché è stata acquistata, all'epoca si usava molto, come chilometri zero, anche perché non è che ne vendevano tantissime di Brera. È esplosa questa, diciamo, passione per la Brera negli ultimi tempi, e secondo me è una macchina da mettersi via. Chiaramente non potevo fare la puntata delle Youngtimer da mettere in garage a questa macchina, perché non è ancora una Youngtimer, è più vicina all'Instant Classic, se vogliamo vedere, che la Youngtimer. E poteva essere, come dicevo prima, due funzioni, ma magari sono tre. Una piccola Youngtimer, diciamo ancora un po' prematura, una macchina nostra da vendere come Gasi Market, e un'integrazione al primo video con finalmente un bel motore a benzina, 6 marce da 185 cavalli. Ricordiamoci che queste macchine qua ce ne sono in vendita magari diverse. Io non voglio fare a gara con chi abbia il prezzo migliore, anche perché ricordatevi che nella vita il prezzo migliore non è il prezzo più basso, sempre, in qualsiasi campo. Quindi non è che se uno ve la sta regalando, ve la sta dando a un prezzaccio, automaticamente è un affare. Non è così. Comunque sia, queste macchine qua, con un po' di chilometri, avevano il vizio di allungare la catena di distribuzione. Sulla catena di distribuzione, quando si va a sostituire, esistono tre colori sulle maglie: verde, rosso e giallo, mi pare. Rosso c'è senz'altro, mi pare che sia il verde l'altro. Perché praticamente cosa fa quelle catene lì? Sono molto sottili e tendono ad allungarsi. Si allungano con la vecchiaia, con i chilometri, con l'utilizzo. Sopra i 100.000 km. Però io ne ho fatte diverse. Cosa succede? Finché si allungano appena appena, ci pensa il tenditore pneumatico a olio a tirare la catena, la sua funzione, ma quando il tenditore è uscito tutto, quindi il suo lavoro l'ha finito, e la catena continua ad allungarsi, chiaramente che cosa succede? La macchina va fuori fase. Prima di andare fuori fase completamente e compromettere la meccanica, non far andare più la macchina, far rumore, il variatore di fase, presenti sulle due puleggi degli alberi a cam, si incazzano. Si incazzano perché praticamente loro non leggono praticamente più l'equilibrio della fase fra le due puleggie. Quindi vi può capitare le Brera che accendono la spia motore in avviamento, possono avere, se vi dà l'errore, il becco classico in diagnosi, variatore di fase. Potrebbe non essere il variatore di fase, ma potrebbe essere fuori fase. Quindi optate per un esemplare, in questo caso il nostro,
con pochissima strada. Chiaramente una macchina con poca strada, indipendentemente che sia una Brera, è sicuramente un valore aggiunto, che una macchina con 40 o 50 mila chilometri, se deve acquistarla un collezionista, una persona che vuole usare la macchina spassionatamente, senza problemi, di solito l'acquista con poca strada, quando sono certificati i chilometri. Quando le macchine diventano molto più anziane, o si ha una storia scritta, con fatture, ricevute fiscali, libretti tagliandi, magari pochi proprietari, altrimenti quando incominciano ad avere tanti proprietari, le macchine chiaramente hanno l'età di quelle che faccio io di solito, i chilometri sono molto relativi. Queste sono ancora macchine recenti, sulle quali c'è una storia documentata, perché inserendo il numero di telaio in Alfa Romeo, si vedono, c'è anche la targa visibile, si vedono tutti i passaggi che ha avuto in Alfa Romeo. È stata comprata in un concessionaria qui a Monza, comprata nuova da loro da chilometri zero, tenuta intestata alla concessionaria per circa un annetto e venduta a questa signora qua, l'ha sempre tenuta lei. Quindi ripeto, i chilometri sono questi e sono molto importanti e fanno il valore del mezzo, perché se voi mi proponete magari una macchina che ha 140-150 mila chilometri, per dire, che va bene, per carità di Dio, magari al 30-40% in meno, non so fino a che punto ne possa valer la pena. Quindi se si cerca una macchina a scopo collezionistico e la Brera, io vi consiglio la Brera e la Spider di metterle via, perché datemi retta, diventeranno inavvicinabili. Già sono salite tanto negli ultimi tempi, ma credetemi, diventeranno inavvicinabili. Tutte le motorizzazioni a benzina, 1750, il 2.2 e il 3.2 è ancora più impegnativo, però sicuramente più raro. Ma il 2.2 secondo me è una via di mezzo come il 1750, che è veramente un motore fantastico. Il 2.2 vanno bene anche loro, sono completamente diversi dai motori Alfa Romeo, l'altro è a cinghia, questo è a catena, ma una volta che vi ho spiegato il problema della catena, ne ha un altro, giusto per correttezza, per dire tutto. Notavano l'avvento dei chilometri, con elevati chilometraggi anche, avevano problemi agli iniettori, perché la macchina, essendo iniezione diretta di benzina, è come se avesse una sorta di precamera sugli iniettori, sono iniettori particolari. Purtroppo avevano questi difetti qua. Questa ha già fatto la campagna richiamo degli iniettori, era fuori garanzia, quindi sono già stati sostituiti, però controllate se cercate una Brera che abbia questi due fattori molto importanti, questi due richiami, questi due difetti che siano già stati eseguiti, perché vi risparmierebbero molte noie. Per il resto va benissimo, è una 159 molto più bella secondo me, con un'altra linea comoda, perché io sulle coupé sono un po' ingombrante, quindi mi destreggio, devo destreggiarmi abbastanza bene, quindi secondo me deve esserci una macchina comoda. Il colore, allora, la macchina è stata ripristinata, come ho detto prima, di carrozzeria, perché era un prima vernice completamente prima, ora chiaramente no, perché è stata sistemata di carrozzeria, era piena di microsegni, sportellatine, segni di dietro, purtroppo tante piccole imperfezioni, non aveva assolutamente sinistri, tante piccole imperfezioni che chiaramente era bella, però non poteva essere presentata al pubblico, quindi abbiamo optato per un ricondizionamento, a spese nostre chiaramente, sulla carrozzeria completa della macchina, ma la macchina non è mai stata sinistrata, non è mai stata neanche verniciata, infatti le piccolezze, per esempio il tetto e i montanti sono originali, per dirne una, però il resto della macchina è stato fatto praticamente tutto, perché doveva essere accompagnato per fare un lavoro fatto bene, questo è il risultato. Abbiamo cambiato, fatto un bel tagliando, cambiato il bulbo di temperatura dell'olio nella coppa, perché questa macchina ha in fondo a destra l'ultimo orologio della strumentazione, è la temperatura dell'olio. Questa macchina qua praticamente, quando si mette in moto la macchina che è fredda, la temperatura dell'olio chiaramente è a zero come indicatore, come anche quella dell'acqua. Che cosa fa la centralina motore? Calcola che è in moto da X minuti o X secondi, dipende dalla temperatura esterna. Lei vede che il bulbo di segnalazione dentro nella coppa dell'olio gli dice che l'olio è ancora freddo, ma nel frattempo sta salendo la temperatura dell'acqua. Lui che cosa fa? Si incazza, perché dice: è impossibile, ho l'acqua che si scalda e l'olio che rimane freddo. Dopo un po' di tempo, allora si svegliava anche il bulbo di temperatura dell'olio, e allora si spegneva la spia motore, si spegneva la spia del lampeggio e andava bene. Questo è un difetto che purtroppo avevano. Comunque è bastato smontare la coppa dell'olio, chiaramente abbiamo cambiato anche l'olio e i filtri e cambiato quel sensore lì. Quindi quel sensore lì è nuovo e abbiamo cambiato anche, che cominciava a trasudare appena appena per correttezza, anche un tubo di alta pressione del servosterzo. I ricambi, chiaramente, questa è una macchina ancora recente per quello che faccio io, molto recente, comunque si trova praticamente tutto, anzi si trova tutto.
Però, ripeto, queste tre cose è bene ricordarle quando si compra un esemplare, perché fanno presto a dire la macchina è in ottime condizioni. Ok, che cosa è stato fatto alla macchina? C'è una storia documentata? C'è qualcosa da abbinare alla macchina? Perché magari, voglio dire, è stato cambiato il motore per quanto mi riguarda, no? È un esempio, io sto passando al paradossale, però può capitare anche una cosa del genere. Quindi, storie documentate, numeri dei proprietari, ovviamente chilometri, e che non abbia avuto sinistri e il resto, quando si parla di macchine per avvicinarsi al mondo del collezionismo. Certo che se devo prendere una macchina per divertirmi il sabato e la domenica e fare i track day, la Brera non è la vostra macchina. Però, come abbiamo detto nella puntata di quella rossa, andate a vedervela perché è probabilmente bellina, abbiamo parlato dei problemi del 2.4 del filtro antiparticolato, problemi dell'utilizzo. Chi compra una Brera difficilmente la usa per fare tanti chilometri, anche se ce ne sono chilometrate. Ma se vi ricordate, quella del video aveva poco più di 60.000 chilometri, 65.000, una cosa del genere. Ed era un diesel del 2006. Quindi non è diesel uguale automaticamente bordello di chilometri. È molto più probabile. Però le benzina si trovano sicuramente molto meno chilometrate. Ne hanno vendute tante di diesel. Quindi non è che di benzina potete tanto sfogliar verza, eh? Quindi quello che trovate di bello va portato a casa, questo sicuramente. Ora andiamo a provarla sulla strada, perché questo motore qua, molto progressivo e molto tranquillo, è anche votato al comfort e alla tranquillità, perché tira molto in alto, alla portata di tutti. Non è una macchina impegnativa, è una macchina comodissima. Viene proposta, lo dico prima perché magari l'altra volta, no, forse l'avevo detto l'andile l'altra volta, comunque viene proposta con un anno di garanzia integrale, quindi sia sulla parte elettrica che sulla parte meccanica, a 11.900 euro. Adesso andiamo a provarla per poi mettere il cartello, chiaramente, che non ho qua adesso, chiaramente, occasione. Così, ragazzi, usciamo a provare la nostra Brera benzina. Allora, quando si sale su una macchina con poca strada, o comunque una macchina fresca, si riconosce subito: volante non risellato, pomello del cambio non rovinato, la pedaliera, che poi sono tutte cose che si possono sistemare, però comunque sia, si riconosce. Questa qua è una macchina che secondo me può dire la sua, sicuramente un domani, adesso diventa una macchina molto fruibile, ma un domani è la GTV del futuro, cioè non ci sono altre soluzioni, ragazzi. Non abbiamo più niente in casa Alfa Romeo, purtroppo, quindi è vero che quella là ha il busso destra-sinistra, però anche questo motore qua non è male, eh? Cioè non va fortissimo, che comunque ha 185 cavalli, è molto lineare, però comunque sia non è seconda a nessuno nella sua categoria. Secondo me è una bellissima macchina. Poi secondo me è un po' più indicato su una Brera un motore a benzina rispetto a un motore a gasolio, cioè la vedo più non una macchina da macinare chilometri, ma una macchina un po' fascinosa, ecco, concedetemi questo termine, anche perché ha una linea molto particolare, eh. La Brera o piace da morire oppure non piace, come altre macchine che piacciono a me, però comunque o è destra o è sinistra la Brera, quindi non c'è, secondo me non c'è una via di mezzo, ecco. E se ci pensate, piace di più adesso di quando è uscita. Quante volte leggo i commenti anche sui miei video, anche della Tesis o di altre macchine, mi piace di più adesso di quando è uscita. E così, ragazzi, questa macchina qui è stata più di un anno, adesso posso andare a vedere sul libretto, ma più di un anno in come chilometri zero, quindi in venduta. Oggi probabilmente avrebbe venduto più dell'epoca se ci fosse stato, ma è sempre così, Quando c'è qualcosa, l'italiano, io parlo di noi, poi magari anche all'estero è così, io parlo di me, di noi. Quando ha le cose sotto mano semplici, non apprezza tutto quello che ha. Devono togliergliele le cose per far sì di capire quanto è importante qualcosa. E questa è la cosa un pochettino triste. In questo caso mi collega una macchina, che è una cavolata, però ci possono essere anche tante altre cose. Motore comunque risponde bene, perché se io accelero la macchina va, è molto progressiva, è molto lineare, non è un turbo naturalmente, però comunque sia un bel motore, molto silenziosa, dovrebbe essere anche relativamente chiaramente alla cilindrata e alla potenza anche parca nei consumi, dico dovrebbe perché io non ho mai avuto il piacere di farci un viaggio lungo e di poterlo controllare, però essendo iniezione diretta di benzina, un po' per le prestazioni, ma è comunque una scelta fatta per ridurre i consumi, perché le prestazioni secondo me sono analoghe a un motore che non è iniezione diretta di benzina.
quattro cilindri, ok, catena di distribuzione come abbiamo detto prima, frizione naturalmente idraulica, sterzo servoguida a olio, quindi non è elettrico, anche se comunque ha un aiuto sulla pompa del servosterzo come tante altre macchine, come anche la Croma, perché nelle ultime del gruppo Fiat General Motors hanno comunque questo aiuto sulla scatola guida, quindi è elettrica e a olio. Per il resto cerchi da 18 pollici, gommati Michelin, molto molto belle, gomme del 2015, ancora non dico nuove ma praticamente bellissime, quindi ancora con tanti chilometri davanti a sé. Doppie chiavi, navigatore, funziona tutto, impianto radio, funziona anche il nostro bel tettino, che questo praticamente è il, non si apre il tettuccio come abbiamo menzionato prima, ma è soltanto una copertura, quindi d'estate per fare i fighi in macchina, naturalmente perché gli altri non vi vedono, permette di ammirare quello che c'è sopra. Questo non so cosa stia facendo, però quando si schiaccia va anche questa, eh. Ecco, una cosa importantissima, sapete che io vi faccio una testa tanta, cambio manuale, naturalmente prendetela solo col cambio manuale, perché il cambio automatico Aisin qualche rogna l'ha data, e poi sicuramente una brera, secondo me, va presa col cambio meccanico. Quindi cambio meccanico, motore a benzina e pochi chilometri, direi i tre fattori più importanti per portarsi a casa questa macchina. E non ne sono rimaste molte, anzi diciamo che ne sono rimaste veramente poche con queste caratteristiche in vendita. Il V6, il 3002, sempre General Motor, è un po' più impegnativo del 2002, però fondamentalmente vanno bene anche loro, perché l'architettura del motore è molto simile, ha una bancata in più, ma comunque sempre con la catena di distribuzione, però è un motore che va bene anche quello, ecco. Il 1009 magari è un pochino meno prestante, adesso non so se sulla Brera c'era, sulla 159 sicuramente, però era un po' meno prestante, quindi sicuramente il 2.2, sulla 159 c'era questa scelta, il 2.2 secondo me è quello più indicato tra i motori a benzina, escluso il 1750, che quello è un motore a sé, è un motore Alfa Romeo, però ripeto, anche questo qua non è secondo nessuno. Le cilindrate più papabili sono il 1750 e il 2.2 sulla Brera. Cambio manuale. E naturalmente, se è una macchina di gasi è meglio, ecco. No, vabbè, ce ne sono anche tante altre buone, però penso che nel mio piccolo di poter garantire un certo tipo di utilizzo e un certo tipo di manutenzione negli anni e di poter spendere sicuramente una parola. Quindi per qualsiasi cosa, ragazzi, siamo qui, seconda puntata di Gasi Market, fatemi sapere se vi è piaciuto. Propongo, ripeto, le occasioni quando le ho, ecco, non vado in giro a comprare macchine perché non è il mio lavoro principale, però quando le ho le propongo, ok? Ciao ragazzi, al prossimo video.